Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo giunti alla terza parte del walkthrough di Far Cry Primal. Allora ragazzi, nell'ultimo walkthrough, il secondo, avevamo aiutato Syla a curarsi delle ferite con le foglie verdi. E ora dobbiamo andare a quel campo che avevano detto, ve lo faccio vedere nella mappa. Vedete, abbiamo scoperto qua, grazie a Tucker, questa parte qui. E ora possiamo andare qui, ecco qui, Piranacuti. Vedete, dobbiamo reclamare questa pila per cercare di far aumentare la popolazione dei Wenja. Quindi solo in questa maniera, andando a reclamare questa pila, possiamo far aumentare la popolazione. Mi sa che ci sono altri, comunque vengono tenuti in prigionia. No, tra avevo visto ragazzi una cosa. Destinazione, questa qui è speciale, spostamento rapido. Però qui mi sa che non c'è ragazzi lo spostamento rapido. Ah, ecco, vedete, è solo sul mio villaggio. E qui Tesan lo sciamano ti insegnerà a domare le belve. Quindi ragazzi, dopo che andremo qui, dobbiamo andare assolutamente dallo sciamano, perché io voglio imparare a ammaestrare le belve. Ok ragazzi, allora ci vediamo direttamente quando sono arrivato alla destinazione. Ok ragazzi, allora eccomi qui giunto. La pira praticamente non sarebbe altro, ora ho capito che quella di segno centrale, ossia un ammasso di legno che accende un grande fuoco che serve per richiamare tutti gli altri Wenja nelle vicinanze. Quindi è una specie di richiamo per Wenja. E ora ci dobbiamo avvicinare a questa pira, vedete? Pira Nakuti, luogo scoperto. E va bene. Allora ragazzi, ecco qui. Questa è la pira. Qua possiamo accendere la clava, ovviamente. Ed eccola qui. E le diamo fuoco, ragazzi. Ecco qui, abbiamo appena dato fuoco alla prima pira. Allora, pira reclamata. Ce ne sono 16 sparse per la mappa. E quindi abbiamo così aumentato la popolazione Wenja. Qui ci parla dello spostamento rapido, va bene. Ok ragazzi, allora abbiamo appena acceso la prima pila su 16. Quindi ora abbiamo lo spostamento rapido. Allora, nuovi abitanti, abbiamo 5 nuovi abitanti. Quindi piano piano stiamo aumentando la popolazione. Spegniamo il fuoco. Allora ragazzi, vediamo ora, come avevo detto prima. Qui ora possiamo vedere qua. Allora, aiuta Wenja scorta. Scorta un gruppo di Wenja e portalo al sicuro. Queste ragazzi sono le missioni secondarie. Qui Manu dice, impronte luminose indicano cariche di energia spirituale. Ragazzi, io direi di andare dallo sciamano e fare le missioni principali, che sono le più importanti. Ok. Ragazzi, vedete lì di fronte a 355 metri c'è l'obiettivo. Ok ragazzi, allora, ci vediamo direttamente quando arrivo dallo sciamano. Anzi, aspettate un attimo. Chi cazzo sei? Che vuoi? Ragazzi, questo qui ha provato ad attaccarmi e non può sopravvivere. Guardate come lotta. Non so che tipo di animale sia, però devi morire. Ah, era un lupo ragazzi, ci ha attaccato un lupo. Prima avevo visto un animale, ma non pensavo ci attaccasse. Ok ragazzi, allora dopo aver battuto il lupo, ora ci vediamo direttamente quando arrivo dallo sciamano. Allora ragazzi, siamo arrivati a Nashta della Prashrawa, luogo scoperto. Abbiamo scoperto un nuovo luogo per andare dallo sciamano. Qui ci sono, vedete, capre che pascolano e altro. Ragazzi, ho sentito uno strano rumore. Sembrava un orso e non me lo vorrei ritrovare davanti, che con l'orso non avrei nessuna possibilità di vittoria. Dita di pietra, luogo scoperto. Ecco qua ragazzi, ora siamo arrivati dallo sciamano. Eccolo qua. Accendiamo la clava, perché qui andiamo nelle grotte. Ok ragazzi, eccoci qui arrivati dallo sciamano, che ci insegnerà ad ammaestrare le belve.
Spirito forte, spirito forte. Un bel primo piano. Tu sei prescelto. Sì, uomo lupo, io tensai. Cioè siamo dei lupi mannari, non ho capito. Io chiamo spirito forte, orso, rinoceronte, tigre, poi tu arrivi. Qui scuoia topi senza apparente motivo. Conosco posto sicuro, vai lì, tensai. No, no. Mano. Dai mano, vuole la mano. Che cazzo fa? Sangue per visione di spirito. Lecca sangue così. Bevi da vena di vita. Ha appena ragazzi l'ha scuoiato un topo, facendo uscire il sangue del topo. E ora vuole che ne beviamo. Bevi Takkar. Bevi. Che delizia sarà ragazzi, buonissimo. Lascia il tuo spirito libero, lascia il spirito libero. Ma ci credo, quella schifezza che mi ha fatto bere, pure sarei svenuto. Visione bestiale. Trova la guida. Ragazzi, dobbiamo trovare la guida. Belva no, temono me. Infatti ragazzi è vero, non scappano, guardate. Cos'è il gufo o la civetta? Dove porti me? Ok ragazzi, dobbiamo seguire la guida. Eccola qua. Seguiamo la guida. Seguiamola. 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 Seguiamo la guida. Ok, andiamo sott'acqua. Eccola qua, ragazzi. Continuiamo a seguire pure sott'acqua la guida. Vedete i pesci. I soliti viaggi spirituali, ragazzi, classici di Far Cry. In tutti i Far Cry ci sono questi viaggi spirituali. Qui ragazzi non so dove siamo finiti. Fra lì la mia guida, vedete, c'è sempre lì davanti. E dobbiamo salire. Non so dove ci sta portando. Però non pensavo che per imparare a domare le bestie bisognasse farsi un trip del genere. Che cazzo ci ha fatto bere quello lì? Mostra a me. Vediamo un po' dove ci porta. Ragazzi, comandare lui mentre segue il gufo, vi posso garantire che non è proprio una delle cose più facili, eh. Qui dobbiamo andare nella cascata. Checkpoint. Non è, ragazzi, vi ripeto, non è una delle cose veramente più facili che ci siano. Segui la guida, continuiamo a seguirla. Cioè per domesticare le bestie è tutto sto casino, non pensavo. Qui siamo finiti in un uragano. È tutto bianco ragazzi, completamente bianco. Oh, eccoci qui. Sì, guardate qui i lupi. Bellissima la tigre. Lupo. Guardate qui, che sono questi? Leopardi.
Qui guardate che bello, ragazzi, guardate quanto è figo. È cazzuto l'orso. È enorme. Ragazzi, sarebbe da seguire l'orso. Doma. Gli ha detto stai zitto praticamente. Allora tu sei il mio occhio in cielo. Visione bestiale completata. Finalmente abbiamo fatto questa visione bestiale. Perché ragazzi, finalmente abbiamo fatto la visione bestiale. E ora ci stiamo risvegliando. Sogno, no sogno. Spirito gufo chiama te maestro di Belve. Maestro di Belve? Sì, vai maestro di Belve. Calma spiriti di natura, fa combattere loro per te. Ora inizia a farsi interessante il discorso, ragazzi. Finalmente potrò ammaestrare le bestie e farle combattere per me. Maestro di Belve, tu unisci con un gufo, puoi unirti con Belve che ulula? Il lupo. Praticamente, ragazzi, il gufo ci permette di guardare in cielo. Che cosa c'è? Insomma, rifrughiamo. Polvere di pietra del sud. Allora, ragazzi, qua c'è una nuova missione. Vediamo dall'alto la mappa. Luogo sconosciuto. Trova la tana del lupo, dome lupo bianco, per farlo combattere al tuo fianco. Quindi questa è una nuova missione, ragazzi. E la uso come destinazione. Allora, ragazzi, ora posso chiamare il gufo. Chiamiamolo, vediamo un po' com'è. Bellissimo, ragazzi, guardate che figata. Allora, qua io non so perché, ragazzi, mi sta dicendo. Vedete, mi dice i piedi di distanza. Qua intanto ci possiamo anche avvicinare. Nel tempo rallentiamo. Qui vedete, ragazzi, possiamo andare in avanscoperta scoperta a vedere che cosa troviamo. Qua abbiamo la visione anche del cacciatore con l'animale. Quindi bellissima anche questa cosa qui. Quindi per ora, ragazzi, il gufo non ha rilevato nemici. Se no ci avrebbe già avvertito. Io sto andando a vedere nel frattempo, ragazzi, da qui. Attenzione, il gufo è troppo lontano. Ok, ragazzi, lo usciamo. Questa era la visuale del gufo, bellissima. Ok, ragazzi, allora termina qui la terza parte del walkthrough di Far Cry Primal. Nella prossima parte andremo alla caccia, più che la caccia, a domare il lupo bianco nella sua tana. Allora, come sempre, ragazzi, vi invito a lasciare like, a commentare, facendomi sapere cosa ne pensate della serie, se anche voi ci state giocando, se vi sta piacendo, insomma, qualsiasi cosa vogliate scrivermi, condividete. Se non l'avete fatto, ovviamente, iscrivetevi al canale, consigliatelo ai vostri amici. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!